Militaria 2015 Special Edition. In questa edizione abbinata a Tutto Food non poteva mancare l'intervento allo stand di Caffè Moreno SRL di Claudio Percuoco. Claudio è un amico, ci conosciamo da tanti anni, ma è soprattutto l'amministratore di Caffè Moreno. Tu non sei un volto nuovo per Venne in TV, hai già fatto qualche intervista e quindi il nome, cognome, azienda, funzione nel tuo caso non ci sarà, ci sarà semplicemente un saluto per tutti gli abitui di vennintv.it. Salve, noi siamo ormai una presenza costante, sono quasi 20 anni che partecipiamo, dal 95, quindi una presenza che conferma il nostro marchio, questo brand nel settore. Voi appunto siete nella distribuzione automatica da oltre 30 anni con una miscela specifica, papà Fernando che oggi continua a venire arzillo in azienda e a partecipare forse addirittura più di tutti voi figli che continuate in modo poliedrico a gestire l'azienda, creò all'epoca una miscela particolarissima e molto molto decisa, molto molto importante. Importante proprio per la distribuzione automatica. Questo ha consentito al vostro brand di essere tra i primi nel meridione a suo tempo, oggi in termini internazionali con una presenza forte. Certo, sicuramente noi non siamo l'azienda che ha puntato sempre a prezzi più bassi, il nostro settore, parliamo sempre del caffè in grani appunto, ha avuto un po' un riflesso da questo punto di vista qualitativo un po' verso il ribasso, perché soprattutto i grossi gestori puntano sempre ad avere prezzi più bassi, quindi noi che siamo un'azienda un po' più, non voglio dire più attenti degli altri, ma comunque ci teniamo molto a dare un po' di qualità nel prodotto, sicuramente da un certo punto di vista abbiamo dovuto subire l'aggressività di aziende che puntano a qualità abbastanza economiche, quindi sicuramente non rientrano poi nella nostra fascia di qualità. Noi cerchiamo ancora di puntare al gestore che vuole dare un caffè diciamo di una qualità un po' più elevata rispetto alla media e la stragrande maggioranza che si vede nei distributori automatici. Voi a questa fiera, a Venditalia 2015, presentate qualcosa di nuovo, che cosa? Sicuramente oggi le novità sono tutte queste compatibili, anche se il nostro territorio è sempre stato proiettato sulla cialda, oggi ci siamo aggiornati anche noi con tutti i vari tipi di capsule compatibili con i marchi un po' più prestigiosi e più diciamo conosciuti nel mondo soprattutto, quindi oggi anche noi affacciandoci al mercato estero stiamo avendo tante richieste per questi compatibili, quindi la nostra azienda ha inserito nuove referenze con qualità nuove che saranno ancora in aggiornamento e in ampliamento già nei prossimi mesi, perché nel prossimo host di ottobre ci saranno ancora ulteriori novità, proprio perché il mercato ormai si sta diffondendo sempre di più in questo senso. È chiaro che per noi la cialda in carta filtro rimane un po' il prodotto di base, è quello che tra virgolette pubblicizziamo di più, però sicuramente siamo attenti alle evoluzioni del mercato e quindi ci siamo anche noi proiettati su questi tipi di produzioni. Claudio, voi siete molto presenti, anzi siete sempre più presenti nel territorio italiano, su tutte e 20 le regioni. Prima lo eravate a macchia di leopardo, ora regione dopo regione state più che aggredendo il mercato, direi entrando in grande stile con la qualità della vostra miscela, delle vostre miscele che parlano per voi. Parlando del settore bar, che diciamo che è quello che poi ci ha, diciamo, il vending che l'avevamo già da molti anni, grazie appunto anche a queste fiere la distribuzione è abbastanza capitale nel nord, oggi ci stiamo diffondendo anche nel settore bar, abbiamo rilevato anche qualche marchio di torrefazioni su Roma e in altre zone, abbiamo messo una rete vendita in Sicilia, in Puglia, stessa Milano, facciamo parte siamo fornitori di alcuni gruppi nazionali di caffetterie di un certo livello, infatti anche in questo Venditalia presentiamo anche il caffè bar, proprio perché c'era l'abbinamento anche a una fiera alimentare, quindi abbiamo voluto per la prima volta in Venditalia portare anche le macchine da caffè, infatti questo stand
che è stato presente già al SIGEP di Rimini, sarà anche al prossimo host di Milano, ci sarà anche alla Fiera di Roma che si farà nel prossimo marzo, quindi abbiamo voluto anche avere una gamma più completa a differenza degli altri Venditalia dove presentavamo i classici prodotti della distribuzione automatica, quindi si è voluto dare appunto un'evoluzione e anche per gli importatori stessi esteri, tant'è vero che oggi su 100 diciamo visite, contatti avuti, per dire il 70% sono quasi tutti dell'estero, dove c'è una distribuzione un po' più diciamo di vari prodotti, sia di quelli da bar che quelli per cialde e monodose. Ma la domanda proprio a un professionista del caffè verrebbe quasi spontanea: che cosa sta accadendo al caffè crudo? Scende, sale, scende il dollaro, però scende anche il prodotto, ma aumenta il prodotto al bar. Cosa sta accadendo? Sicuramente il dollaro è fatto agli occhi di tutti, l'elemento principe. Quindi quando noi ci sono le oscillazioni del caffè crudo, anche dirlo al cliente diventa un po' più difficoltoso, perché ci credono o non ci credono, dicono quando scende non ce lo dite, quindi sicuramente è meno agli occhi di tutti. Il dollaro è una realtà, quindi il caffè viene comprato in dollari, quindi sicuramente l'incidenza del dollaro è stata abbastanza importante in questi ultimi mesi. Fortunatamente, come dici tu, c'è stato l'effetto inverso, cioè che il caffè ha mantenuto un po' le quotazioni e quindi anche quindi ha un po' abbattuto quello che è stata l'incidenza del dollaro. Però sicuramente ci sono, noi per ora abbiamo mantenuto i listini proprio per, soprattutto nel settore vending, dove abbiamo un momento di fermento e quindi sicuramente non abbiamo toccato i listini, anche se sappiamo che alcuni brand l'hanno fatto, alcune aziende importanti, e quindi per ora stiamo sopportando noi questo aumento dell'oro e poi vedremo un po' nelle prossime settimane e mesi come si evolverà il mercato. Bene Claudio, come al solito sei stato compresso nei tempi televisivi, l'argomento è estremamente interessante perché proprio nel prossimo numero di Vending News, la rivista bimestrale dedicata alla distribuzione automatica, faremo un focus sulle quotazioni del caffè e su ciò che sta accadendo sul mercato del caffè crudo, perché l'abbiamo detto prima, c'è un calo del prezzo, c'è un aumento del dollaro. Tuttavia non c'è una compensazione, perché in realtà è per il torrefattore e poi per il cliente finale il prezzo aumenta. Nel frattempo siamo riusciti a ottenere un caffè di quelli che io chiamo straordinari, grazie, ma davvero grazie. Eccolo qui, vediamo se riusciamo a farlo vedere. Guardate qui che crema. Eh sì, l'odore della nocciola. La diciamo la poesia, prego, visto che c'è stata anche una trasmissione come Report che ha voluto un po' denigrare il caffè napoletano, ci teniamo a dire che il caffè napoletano è corposo, è forte, non solo perché c'è il caffè robusto, ma perché viene fatto in questo caso macchina a leva, una grammatura un po' più elevata rispetto ai caffè che vengono fatti a nord là. Quindi ci teniamo a dare questa sottolineatura, perché il programma Report voleva un po' infangare quello che era il vero espresso napoletano. Noi tra l'altro facciamo parte ora di un'associazione che si chiama appunto Espresso Napoletano, per cercare di difendere quello che abbiamo costruito, che hanno costruito i nostri genitori, i nonni, diciamo dal dopoguerra in poi, avendo una cultura di caffè importante. Quindi un vero espresso napoletano non è caffè robusta, ma è un caffè lavorato in un certo modo con tostature un po' più alte che rendono il caffè cremoso e gustoso, non forte e basta. E quattro chiacchiere non bastano, credetemi, per descrivere una tradizione ultrasecolare che racchiude un'esperienza enorme, tramandata poi di generazione in generazione. Nel vostro caso ormai siamo alla terza generazione, che vi consiglio di andare a provare. Claudio, io nel frattempo bevo il caffè, grazie. Tu saluta gli amici di VendingTV.it. Salve e alla prossima edizione, grazie. Grazie Claudio Percuoco qui allo stand di Caffè Moreno SRL insieme a Fabio Russo, che continua a fare il suo percorso per mostrarvi tutte le novità presentate a Venditalia 2015.